Un incrocio fra spettacolo e sport è stata questa la manifestazione in qualche modo conclusiva della stagione 2017 dello sport cosentino, organizzata dal Coney Point del capoluogo Abruzio. Un appuntamento divenuto ormai una tradizione, nel corso del quale vengono premiati gli atleti capaci di raggiungere importanti risultati. Questa è una cerimonia che si deve ripetere ogni anno proprio per questo, per dare agli atleti quella possibilità di avere quel minimo di gratificazione che non dà solo il campo, ma anche di aver riconosciuti dei titoli che sono stati conseguiti per esempio a livello provinciale, ma qua oggi abbiamo non solo dei campioni provinciali, Under 18, ma abbiamo anche dei campioni a tutti i livelli, sia nazionali che addirittura europei, e qualcuno anche si è fatto strada nel mondo. Ma come sempre è anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'anno appena concluso e delineare quelli che possono essere gli obiettivi per i prossimi 12 mesi. Vedo una regione veramente in fermento, che si sta muovendo tantissimo e riesce a interagire molto bene con gli enti locali e sta facendo una grande programmazione anche per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, grazie anche agli interventi del governo. C'è tanta veramente carne sul fuoco, mi auguro, ecco, che si cucini bene e non si bruci nemmeno un pezzettino.